Buongiorno a tutti, siamo qui con il professor Stefano Zamagni che insegna economia politica all'Università di Bologna ed è professore di Political Economy alla John Hopkins University di Bologna. Per l'editore Il Mulino ha curato il libro Creazione di lavoro nella stagione della quarta rivoluzione industriale, il caso dell'Emilia Romagna. Professore, ci spiega brevemente com'è nato questo libro? Prima una precisazione. Prima di approdare a Bologna ho ottenuto la cattedra di economia all'Università di Parma dal 1973 all'81 e quindi conservo un ottimo e grato ricordo della mia permanenza a Parma e degli studenti, alcuni dei quali sono diventati professori e insegnano adesso a Parma. Detto questo, entro nel merito della domanda. Che l'Emilia-Romagna rappresenti un caso a sé nel panorama europeo e italiano in particolare lo si sapeva più o meno, però nessuno studio era stato ancora svolto, nessuna ricerca di taglio empirico era stata condotta per cercare di mostrare e quindi dimostrare con i fatti perché questo territorio che corrisponde alla regione emiliano-romagnola si differenzia in maniera così marcata dalle altre regioni. Eppure il contesto è lo medesimo, il sistema di leggi vale per l'Emilia-Romagna come vale per le altre regioni, la lingua è la stessa, i costumi, le tradizioni. E allora perché questo territorio, nonostante le difficoltà che pure esistono, non si verificano fenomeni di scollamento a livello sociale? Il tasso di disoccupazione è intorno al 5-6%, quindi un tasso di disoccupazione fisiologico. Perché il PIL qui aumenta, pur essendo vero che a livello della media nazionale diminuisce e così via? Ebbene, questa ricerca ci è servita a capire che questo territorio è caratterizzato da tre, direi, dotazioni che non troviamo tutte e tre in altre parti d'Italia. Prima è il forte capitale sociale. Il capitale sociale è nient'altro che la trama delle reti di fiducia che si instaurano tra le persone in un determinato territorio. Qui le persone si fidano l'une delle altre, che non vuol dire che a volte la fiducia sia mal pagata, questo lo sappiamo, però in generale il rapporto di fiducia è tale per cui si riconosce che conviene fidarsi piuttosto che diffidare e sostenere i costi relativi. La seconda ragione è quella che riguarda una specificità di questa regione. L'Emilia-Romagna non ha mai avuto imperi, non ha mai avuto re, regine, cosa voglio dire? Che è sempre stata una terra abituata all'autogoverno. Avevamo i Granducati, avevamo Modena, Guastalla, Parma, eccetera, però erano Granducati locali e quindi la gente ha imparato a collaborare con l'autorità pubblica per trovare la soluzione migliore ai problemi che di volta in volta venivano. Infine la terza caratteristica, quindi la seconda è quella dell'autogoverno e di una minore dipendenza dagli centri di potere decisionali a livello centrale, e la terza caratteristica è una forte solidarietà. E questo significa molto. Solidarietà vuol dire una capacità di capire il bisogno degli altri e di mettere in pratica il principio di reciprocità. È un principio, quello di reciprocità, che non può essere confuso con lo principio dello scambio di equivalenti, come invece purtroppo anche alcuni economisti tendono a spiegare in maniera errata ai propri studenti. Lo scambio è una cosa, la reciprocità è altra cosa. Lo scambio è fondato sulla ricerca di interesse legittimo. La reciprocità è fondata sul principio di gratuità, cioè io vedo che tu sei nel bisogno, vengo a te senza negoziare con te accordi del tipo cosa mi darai tu domani se io ti aiuto oggi, eccetera. Ebbene, questa caratteristica è ciò che ha consentito a questa regione di superare le difficoltà che pure ci sono state, che erano, come tutti sanno, fatto seguito alla grande crisi economico-finanziaria del 2007-2008. Perfetto. Abbiamo visto nel suo libro diverse tematiche. Qual è il filo conduttore che unisce manifattura, industria 4.0, terzo settore, cooperazione e mercato del lavoro riferiti tutti all'Emilia-Romagna?
La quarta rivoluzione industriale è uno dei grossi eventi che caratterizza la realtà d'oggi, non solo italiana, ma in generale del mondo intero, soprattutto di quello occidentale. Ebbene, tra le tante conseguenze che la quarta rivoluzione industriale ha introdotto e sta introducendo, non c'è soltanto un modo nuovo di produrre le merci, i beni, i servizi, ma c'è un modo nuovo di concepire le relazioni tra tutti coloro i quali prendono parte all'attività produttiva. Allora, per fare questo è necessario comprendere che l'impresa non può pensare soltanto in termini dei propri confini, quello che noi chiamiamo l'impresa civile. Cioè l'imprenditore civile è un imprenditore che non si preoccupa solo di tenere in equilibrio i conti, e lo deve fare, deve sapere operare, come dicono gli economisti, l'efficiente allocazione, ma deve anche porsi il problema di quel che succede nel contesto di riferimento, cioè dire nel territorio, che può essere grande o piccolo a seconda dei casi di riferimento. Perché? Ma perché non è possibile che un'impresa si sviluppi se il territorio nel quale insiste quell'impresa pure non conosce uno sviluppo. E quindi ecco perché l'Emilia Romagna ha questo vantaggio. L'imprenditore, qui oggi siamo in casa della Dallara, ma la stessa cosa mutatis mutandis varrebbe per altre imprese come la Chiesi, i farmaceutici, come la Barilla, che tutti conoscono, e tante altre, da Vines, eccetera. E cioè imprese che, oltre a pensare al proprio successo, si pongono il problema di far crescere e, anzi, mi correggo, sviluppare il territorio di riferimento. E questo evidentemente chiede che cosa? L'applicazione di quel principio di sussidiarietà che vede di fronte alle difficoltà mettersi assieme enti pubblici, business community, la comunità degli affari, e soggetti del terzo settore. In altre, che non vuol dire che in altri territori non esistono il terzo, ma il terzo settore in altri territori non collabora, ad esempio, o con l'ente pubblico o col mondo dell'impresa. Quello che è tipico di questa realtà è il principio di sussidiarietà circolare, che vuol dire questi tre vertici che ho citato, e cioè l'ente pubblico, il mondo dell'impresa nelle sue varie denominazioni e i soggetti della società civile organizzata, cioè il terzo settore, stabiliscono fra di loro delle relazioni circolari del tipo: non ci vediamo una volta ogni tanto quando c'è un'emergenza, ma per progettare e programmare il futuro. Ecco, questa è una caratteristica tipica dell'Emilia Romagna che non ha riscontri neppure in regioni avanzate come la Lombardia. E qui un pochino di sana competizione ci vuole, perché in generale i lombardi tendono a pensare che il loro modello sia quello. Non è vero, il loro modello non è superiore a quello dell'Emilia Romagna. Perfetto. L'ultimo capitolo invece è dedicato all'impegno della diocesi per il lavoro. Ci spiega in particolare che cosa sta facendo la diocesi di Bologna? Dunque, la diocesi di Bologna, a Bologna, un anno e mezzo fa è stato firmato il primo accordo del genere in Italia, che vede recare al termine del documento la firma sia dell'arcivescovo, sia del presidente degli industriali, sia del rappresentante del terzo settore. Il progetto si chiama Insieme per il Lavoro. Qual è il punto? Il punto è che il lavoro non si cerca, ma bisogna crearlo. Lo so che soprattutto i giovani dicono: io vado a cercare lavoro, ma è sbagliato. Guai a dire così, perché tu cerchi una cosa che già esiste, ma il lavoro non è che preesista, cioè bisogna superare la concezione petrolifera del lavoro, si chiama così, cioè pensare al lavoro come a una miniera di petrolio dal quale uno attinge la materia prima, ma non è così, perché il lavoro va creato e quindi una volta creato diventa possibile la sua erogazione e fruizione a favore di coloro che lo cercano. Dire invece che io vado a cercare il lavoro, questo modo di parlare, che cosa postula? Che ci sia una entità che molti identificano con lo Stato che crea il lavoro, e allora io vado a cercarlo o vado a bussare, ma non è così. Ebbene, questo progetto Insieme per il Lavoro vuole andare in controtendenza, e il fatto che siano stati appunto l'arcivescovo di Bologna, il presidente degli industriali e il rappresentante del forum del terzo settore la dice lunga circa
quel principio di sussidiarietà circolare di cui ho fatto parola poc'anzi. Perfetto, ringraziamo ancora il professor Stefano Zamagni, da Lara è tutto. Grazie.